è sempre così difficile, dicevi, l'amore. Qui su Radio S è arrivato il momento del 3 minuti con chi sarà l'ospite di oggi. Sentiamo. Fai sentire la tua voce. Comunica con noi. Cliccaci. Cliccaci. www.radios.it. Direi gli esposti, madrina della 17ª edizione del Festival di Capalbio, dei corti del Festival di Capalbio. Si scopre che ha una passione per i corti. Beh, abbastanza, perché appunto, come dicevo, secondo me, io faccio sempre personaggi corti anche nei film. Sì, faccio abbastanza film, ma sempre con personaggi corti, per cui finisco per fare dei corti anche nei film, vale a dire proprio una piccola, una presenza che deve far pensare anche la lunga vita del personaggio, ma in effetti io, ecco, sviluppo un corto. Come mai hanno così poca distribuzione i corti? Che si potrebbe fare per farli vedere di più oltre festival? Dunque, io sono stata molto felice che, e voglio ricordarlo perché Occhi Pinti è stato veramente coraggioso, bravo, eccetera. Ha amato il film, il corto Lettera d'amore a Robert Mitchum, e l'ha voluto appunto unire al film brasiliano Quando i miei genitori andavano in vacanza, ecco. E questa è stata una cosa che è stata su mesi, e il corto piaceva molto, il che vuol dire che il corto abbinato al film deve ritornare ad essere un'abitudine, voglio dire un'abitudine, perlomeno una frequenza, ecco. Questa è sempre una buona idea, anche per il film della Nicchiarelli è successa la stessa cosa, potrebbe succedere. Sì, certo, ma infatti dobbiamo sostenere la possibilità, secondo me il corto deve avere un tempo corto, insomma, cioè non va a essere troppo lungo, sennò il film, ecco. Però insomma è importante, a mio avviso, che ci siano questi due. Lei sarà in giuria? È più difficile giudicare le prestazioni di un personaggio in un cortometraggio che in un lungometraggio? Beh, secondo me è più difficile, perché sono come tante poesie, e mentre il lungo è un pochino come fosse una, come si può dire, un romanzo, ecco. E dunque la poesia è sempre, in qualche modo può far discutere, perché sono momenti di vita succinta, tenuta stretta e cose, e questo è molto importante dal punto di vista, secondo me, dell'emozione che può creare, ecco. Però è difficile poi, forse.